Sentito parlare dei soldi, anche se io in realtà sui soldi mi aspettavo che il ragionamento di Figero fosse un po' più largo e lo faremo dopo in una tavola rotonda con cui chiuderemo il pomeriggio. Adesso con questo video abbiamo introdotto il tema della visualizzazione delle informazioni, un tema che tra l'altro a me come giornalista affascina in maniera infinita, perché per ridurre la complessità dei dati a una visualizzazione semplice che finalmente mi dà un'intelligenza di un fenomeno è la cosa più affascinante che esiste. Allora, per questo argomento abbiamo invitato a parlare qua Marco Quaggiotto, vieni del Politecnico di Milano. Oltre che della Easy Foundation, vieni qua e ci spiegherà come riusciamo a trasformare quel caos dei dati in qualcosa di comprensibile anche per noi che non li maneggiamo facilmente. Prego, Marco. Perfetto. Allora, buongiorno, anch'io inizio con un po' di background, non sono uno scienziato, non sono un economo, sono un designer, insegno design della comunicazione al Politecnico di Milano, però lavoro con scienziati qui a Torino all'ISI Foundation. Si vedono le slide? No. Fantastico. Scusate, qualche problema. Allora, anche la mia presentazione inizia con le due parole magiche, big data. Per fortuna hanno parlato prima di me, quindi il tema è già stato introdotto ampiamente. Se vogliamo riassumerlo in un'unica frase, in sostanza possiamo dire che negli ultimi 15 anni una serie di nuove fonti sono entrate in gioco e quindi abbiamo oltre a internet, servizi online, ma anche reti di sensori, mobile device, da un punto di vista culturale, tutti i dati connessi alle user generated content, social networks e altri tipi di fonti. Questo ha portato allo sviluppo di una serie di conseguenze di cui abbiamo già parlato ampiamente. Quindi i dati diventano big in quanto diventano in quantità, ma anche in complessità, in eterogeneità delle fonti e dei dati stessi. Sono dati real time, sono dati molto diffusi e quindi portano a una serie di cose fantastiche che si possono fare. Ne abbiamo viste un po' questa mattina, ne vedremo anche altre nei prossimi interventi. D'altra parte portano anche a una serie di issue, di problematiche. Amazon ha detto che Big Data is hard, lo ha detto anche Microsoft, quindi anche noi possiamo dire che anche per noi non è semplicissimo, per noi designer, però diciamo, le nostre difficoltà sono di tipo diverso, sono di tipo espressivo. Gli strumenti visivi progettati per la rappresentazione dei dati pre-digitali non sono più adeguati alla rappresentazione dei dati come si conformano adesso. Quindi se nel Medioevo andava benissimo avere un'unica lista che ordinava tutto ciò che esisteva, dalle rocce agli angeli in una scala, e nel 1700 andava benissimo organizzare tutti i saperi in un'enciclopedia suddivisa in compartimenti e in scatole, adesso, queste immagini strumento, queste immagini che abbiamo visto non funzionano più. Abbiamo bisogno di nuove interfacce, di nuove, immagini che, siano progettate per un utilizzo specifico. Come l'immagine dell'enciclopedia riusciva a classificare i dati in un certo periodo storico, adesso abbiamo bisogno di altre immagini che rendano possibile alcune particolari funzioni specifiche. Quindi come l'invenzione dei raggi X, l'invenzione della scoperta del microscopio, del telescopio, hanno diciamo, portato a innovazioni incredibili da un punto di vista scientifico nella medicina e in altre discipline, adesso abbiamo bisogno di altre immagini strumento che siano in grado non solo di visualizzare, quindi non solo di rappresentare, ma che funzionino come interfacce per realtà che non sono altrimenti accessibili, che non sono altrimenti visibili. Abbiamo bisogno di interfacce per i dati che non siano solo visualizzazioni, ma che diciamo, riempiano il gap che c'è tra il sistema cognitivo umano e i dati. Noi abbiamo fatto qualche esperimento, qualche esperienza ad ISI Foundation e al Politecnico di Milano in due direzioni. Alcune sono interfacce per l'esplorazione dei dati che servono agli scienziati per diciamo,
capire di che cosa sono composti questi dati, e altri sono interfacce per la comunicazione dei dati rivolte al grande pubblico. I campi sono i campi dell'epidemic networks, dei social networks e dell'online media, quelli che, di cui tratteremo se non altro adesso. Quindi, per mostrarvi qualche esempio, per fortuna è già stato introdotto da Alessandro Vespignani precedentemente, Glimwiz è un progetto di ricerca guidato da Alessandro Vespignani e Vittoria Colizza, che si occupa di creare, diciamo, un modello epidemiologico computazionale. In sostanza, lo dico in parole povere, è già stato spiegato prima, c'è un modello della popolazione mondiale, con la distribuzione della popolazione mondiale, una granularità molto fine, spostamenti short range da città a città, trasporti aerei e connessioni aeree. Su questo, diciamo, modello è possibile simulare varie epidemie che vengono descritte in termini di modelli epidemiologici. Il problema è che a questo punto quello che otteniamo in genere è gigabyte di questo tipo di dati. A questo punto, grazie al cielo, entrano i designer e gli sviluppatori, diciamo i computer scientist, che cercano di creare interfacce per questo tipo di dati, cercano di renderli, di riempire lo spazio che passa dai gigabyte di testo e di numeri ai policy maker, a chi deve confrontarsi con questi dati. Quindi abbiamo sviluppato un software che si chiama Glimwiz, che permette di vedere su mappa questi dati, di poter interagire a livello globale o a livello di stato, oppure anche a livello di singola città, e permette di vedere come visivamente quali sono i canali attraverso cui l'epidemia si diffonde, e soprattutto permette di fare tutto questo interattivamente. Quindi costruisce davvero non solo una visualizzazione, ma un'interfaccia per la navigazione dei dati. Questo costruisce, appunto, come dicevo, una sorta di interfaccia. Questo è un video che mostra, diciamo, un po' come funziona il sistema. Abbiamo una timeline dell'epidemia con i vari voli con persone infette e il diffondersi dell'epidemia. È possibile, insomma, andare avanti e visualizzare i possibili scenari. Però, vabbè, questo, diciamo, vi è stato già spiegato precedentemente, quindi passerei all'applicazione che abbiamo avuto successiva. Visto che questo aveva avuto un particolar buon effetto, abbiamo applicato questo stesso strumento, questo stesso approccio ai data interfaces, anche ai social networks. Altro progetto, sempre presentato prima da Alessandro Vespignani e guidato da Ciro Cattuto, Alain Barra e Wouter van den Broek, si occupa di tracciare i rapporti sociali nella vita vera, non online, ma real life social networks, quindi attraverso l'uso di tag RFID. Quindi ai partecipanti a questi esperimenti vengono consegnati dei tag RFID, che sono dei piccolissimi badge che si mettono dove? Adesso ho il microfono. E se due persone rimangono in contatto, quindi hanno un rapporto face to face di più di 20 secondi, viene registrato un contatto che viene mandato a un'antenna wifi che viene poi mandata a un server. Anche in questo caso quello che otterremo dovrebbe essere un network sociale, in realtà quello che otteniamo è uno stream di quantità di incredibili di dati che ci vengono comunicati in tempo reale mentre l'esperimento è in atto. Per creare interfacce, il primo tentativo che abbiamo fatto è stato mostrato anche precedentemente da Alessandro Vespignani, quindi passiamo velocemente. Il primo esperimento che abbiamo fatto è stato quello di, diciamo, visualizzare la rete e visualizzare questi contatti. Però questo, anche se funzionava molto bene, non ci dà tutte le informazioni che possiamo ricevere da questi dati. Quindi in un secondo esperimento abbiamo cercato di andare più a fondo, di scavare più a fondo e di esporre, diciamo, le dimensioni longitudinali di questi esperimenti. Abbiamo fatto uno, ad esempio, in una scuola elementare in cui i bambini sono stati taggati, diciamo,
e tracciati nella loro giornata. E abbiamo questa una classe, non so, la seconda B, in cui orizzontalmente abbiamo il tempo e verticalmente le varie stanze, quindi sono sempre nella loro classe, poi a un certo punto fanno ricreazione, si riesce a capire un po' che si spostano, però non si capiva tanto bene il movimento, quindi abbiamo cercato, diciamo, di migliorare un po' alla volta questa rappresentazione dei dati. E anche qua non si capiva quante persone c'erano, quindi alla fine, diciamo, attraverso varie interazioni siamo arrivati a definire un'interfaccia per il clustering degli spostamenti, e questa è, diciamo, la prima rappresentazione che abbiamo avuto. Ognuna di queste classi, ognuno di queste, diciamo, colori rappresenta una classe di bambini che viene seguita, diciamo, durante tutta la giornata, quando vanno a fare ricreazione, tornano in classe, poi alcune classi si dividono, alcuni vanno a mangiare fuori, altri vanno a mangiare in mensa. Questo ovviamente ci è piaciuto, ci sembrava che funzionasse, e quindi abbiamo costruito un software attorno a questa visualizzazione. Abbiamo costruito un'interfaccia per la navigazione di questo tipo di dati, in cui è possibile selezionare e filtrare le classi, mostrare, non so, solo gli spostamenti degli insegnanti, analizzare un gruppo specifico in un momento specifico, capire di chi è composto, seguire una di queste persone all'interno del gruppo per capire esattamente dove si è spostato durante la giornata, oppure seguirne un gruppo per capire, diciamo, quali sono le dinamiche all'interno della scuola. Ovviamente questo l'abbiamo fatto per una scuola specifica, ma alla fine è diventato un format, cioè lo possiamo applicare, diciamo, a organizzazioni più grandi. Abbiamo provato con un incubatore per capire come le aziende interagiscono tra di loro, e ha funzionato abbastanza bene. Il terzo ambito di applicazione è quello un po' più recente, l'ultimo ambito di applicazione è quello degli online media. Quindi abbiamo cercato di sviluppare interfacce che riuscissero a esporre, diciamo, la comunicazione che si sta sviluppando in online media, come ad esempio Twitter. Questo è nato per caso, è nato quando un nostro collega, Andrea Panisson, stava provando un software di visualizzazioni di reti, collegandolo a Twitter, e era durante il momento della rivoluzione in Egitto. Quindi il momento in cui Mubarak è stato destituito ha visto, diciamo, un'esplosione di retweet tra persone che comunicavano questo avvenimento. La cosa ci è sembrata molto interessante, e quindi abbiamo cercato di astrarre questa esperienza fortuita, e abbiamo iniziato, siamo, diciamo, ancora nello sviluppo di queste modalità, abbiamo iniziato a creare interfacce per mostrare le dinamiche di retweet, integrando quindi modelli di comunicazione in cui un utente retweetta un secondo utente e si vedono alcune strutture, integrandolo con, diciamo, modalità di filtraggio delle informazioni per evitare che l'incredibile quantità di dati risulti, diciamo, renda l'esercizio inutile. Anche questo ci è sembrato utile, quindi sta diventando, diciamo, un software e un modello di sviluppo, e da questo modello sono usciti i primi nostri esperimenti, più orientati verso, diciamo, la comunicazione al pubblico che non gli strumenti per gli scienziati, ma strumenti che servono, diciamo, a visualizzare quelle che sono le discussioni all'interno di Twitter su un hashtag specifico. Per gli italiani questa era, diciamo, una mappa semantica della discussione su Twitter riguardo alla Val di Susa, quindi tutte le questioni legate alla NOTAV. Altre visualizzazioni sono state progettate, alcune le avete viste sugli schermi laterali oggi. Questa, ad esempio, è una registrazione della notizia della morte di Steve Jobs, in cui, diciamo, è possibile seguire quelli che sono le comunicazioni su Twitter. E
altre, in questa invece è una seconda, diciamo, un secondo tentativo di visualizzazione, che è quello che avete visto progettato proiettato negli schermi qua a lato. Ovviamente non è ovviamente gli schermi sono un po' piccoli, quindi non è possibile vederlo nel dettaglio, però queste visualizzazioni, queste interfacce sono disponibili online e è possibile accedervi tramite l'indirizzo che vi darò dopo. Questo era sempre, diciamo, nel contesto della morte di Steve Jobs. Questo è l'indirizzo in cui stiamo raccogliendo, diciamo, queste nostre esperienze per quanto riguarda la visualizzazione dei dati e la costruzione di interfacce per i dati. Vi invito a visitarlo e a contattarci se avete domande o altre richieste. Grazie mille.